Saracini tocca ai maturandi Open Day a Potenza e a Matera. Vaccini in azienda, Confindustria, pronti a partire. Scuola, mercoledì, manifestazione, anche a Potenza. Giornata mondiale dell'ambiente, iniziative anche in Basilicata. Ben ritrovati in studio. In primo piano parliamo della campagna di vaccinazione in Basilicata. Tocca questa volta ai maturandi Open Day sia a Potenza che a Matera. Procede spedita e in crescendo la campagna vaccinale anti-Covid in Basilicata, prima regione d'Italia per le inoculazioni della doppia dose. A confermare l'appeal, nella giornata di venerdì sono state 3.000 le prenotazioni effettuate dagli over 12. L'azienda sanitaria di Matera ha comunicato che dal 6 all'11 giugno verranno vaccinati tutti i maturandi nati dal 1 gennaio 2002 al 1 marzo 2003 presso la sala consigliare Pasolini di via Sallustio, all'interno del centro commerciale Il Circo. Verranno vaccinati 300 studenti al giorno nella fascia oraria che va dalle 8 alle 13. Nel Potentino, invece, il direttore sanitario dell'ASP, Luigi D'Angola, nel fare un punto delle operazioni tra hub di Via Roma, momentaneamente chiuso, e tenda del Qatar, ha parlato dell'Open Day con monodose per i maturandi, previsto l'8 giugno. Dai 12 anni in su, come ASP, avevamo reso disponibili subito 20.000 slot e per rispondere a questa domanda di prestazione abbiamo reso disponibili ulteriori 19.440 slot. Abbiamo ripreso oramai da alcuni giorni e stiamo continuando con le domiciliari e stiamo recuperando ovviamente sia gli ultraottantenni che per vari motivi non hanno potuto fruire della vaccinazione della prima fase, sia di altri pazienti fragili. Il 13 completiamo i recuperi delle prime dosi sospese. Il 19 maggio abbiamo in previsione anche di vaccinare i maturandi la settimana prossima, tra lunedì e martedì, e contiamo di attenzionare in modo particolare le fasce di età scolare in questi mesi estivi, in modo da arrivare preparati alla riapertura delle attività scolastiche a settembre. E parliamo ancora di vaccini, perché presto si partirà nelle aziende lucane. La soddisfazione per questo risultato da parte di Confindustria. Per quanto riguarda invece Stellantis, apre l'hub soltanto a Mirafiori. Le imprese lucane diventano hub vaccinali per i dipendenti e per chi non potrà ricevere la somministrazione direttamente sul luogo di lavoro sono state stipulate convenzioni con strutture sanitarie private e medici del lavoro. È il doppio fronte sul quale ha lavorato Confindustria Basilicata, impegno suggellato dalla delibera della Giunta regionale per l'estensione della campagna di vaccinazione anti-Covid alle attività economiche e produttive. Un protocollo d'intesa sottoscritto anche dai sindacati e dalle altre associazioni datoriali. Confindustria ha sollecitato le imprese fin dai primi momenti della campagna all'apertura degli spazi aziendali. Ci è giunto un segnale straordinario dal tessuto produttivo, commenta il presidente Francesco Somma. Ora tocca alle aziende sanitarie di Potenza e di Matera definire date e modalità di somministrazione, secondo un piano concordato con le aziende, mettendo a disposizione dosi, solventi e siringhe. Alle imprese toccherà invece sostenere i costi e occuparsi della logistica. Abbiamo cercato di favorire, spiega ancora Somma, l'aggregazione delle realtà produttive più piccole presso le aziende più grandi, che saranno veri e propri hub aziendali di riferimento per aree territoriali, da Matera alla Val Basento, dalla Val d'Agri a Potenza, Tito, al Vulture Melfese, alla Costa Ionica, come Danaide, Enel, GDM, Gruppo Arcasensa e Tecnoparco. Sono già pronte a partire anche altre grandi realtà come Calia Italia, Data Contact, che hanno già presentato i propri piani aziendali, e tante altre che lo stanno facendo in queste ore. C'è poi il caso Stellantis, che da lunedì attiverà la fase di prenotazione per i propri dipendenti. Mercoledì sarà inaugurato l'hub di Mirafiori a Torino. Quanto a Melfi, al momento sono state raccolte solo le adesioni. La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 4 giugno, sono state effettuate 4.836 vaccinazioni. A ieri sono 223.641 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, cioè il 40,4% della popolazione, e 125.840 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose, il 22,7% della popolazione, per un totale di somministrazioni effettuate pari a 340.
49.481 su 553.254 residenti, dati questi estrapolati dal portale di Poste Italiane. Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 826 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 31 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 148 guarigioni, di cui 146 relative a residenti in Basilicata. E si discute anche sul tema della scuola, sulle varie problematiche che ci sono in quest'ambito. Mercoledì intanto manifestazione dei sindacati anche a Potenza. Stabilizzazione dei precari, superamento blocchi mobilità, rafforzamento degli organici del personale docente, educativo e ATA, a partire dalla conferma dell'organico Covid, riduzione del numero massimo di alunni per classe. È la richiesta principale contenuta in un documento congiunto delle sigle del mondo scolastico di CGIL, CISL e UIL, SNALS, CONFSAL e ANIEF, che in tutta Italia vedrà il prossimo 9 giugno una mobilitazione in piazza per la Basilicata prevista di innanzi la prefettura a Potenza. Da un lato è emerso, il 20 maggio scorso veniva firmato con le organizzazioni confederali il patto per la scuola al centro del paese, ma il governo predisponeva in contraddittorio con quanto stabilito un decreto legge senza alcun confronto. Un duro colpo anche in Basilicata è l'accusa di Luigi Veltri della UIL Scuola alla stabilità e continuità al lavoro e il regolare avvio del prossimo anno. Il ministero ha continuato imperterrito nella sua scelta autonoma, quindi formalmente condivide l'iniziativa, nella sostanza non mette in campo nessuna attività che sia tra quelle che erano state concordate nel patto per la scuola. Richiesta alle forze politiche di impegnarsi a cambiare il provvedimento durante l'iter di conversione in legge. La ricaduta sul nostro territorio è che ci ritroveremo a gestire le solite emergenze che ci sono nella scuola, quindi senza personale in servizio all'apertura dell'anno scolastico, con una mole, una marea di docenti e di personale precario. Da un lato si chiede la continuità didattica, da un altro si impone al personale docente il vincolo quinquennale, dall'altro poi non si fa nulla per far sì che il personale docente sia in cattedra dal 1° di settembre con il criterio della stabilità. E questo anche per il personale ATA, dove abbiamo subito una decurtazione sull'organico notevole della nostra regione. E i sindacati lucani si preparano a nuove azioni di mobilitazione sul tema della sicurezza sul lavoro. Soltanto nelle ultime ore in Italia 6 morti bianche. Si preparano a nuove azioni di mobilitazione i sindacati lucani che parlano di vera emergenza sociale riguardo alla sicurezza sul lavoro alla luce degli ultimi incidenti, 6 episodi in tutta Italia nelle ultime ore e dopo la morte dell'operaio Antonio Laterza di 46 anni di Francavilla Insigni a seguito di un incidente sul lavoro in un cantiere a Chiaromonte dell'azienda CEP Costruzioni avvenuto il 31 maggio scorso. I sindacati chiedono interventi mirati e tempestivi perché la sicurezza diventi, scrivono, anche in Basilicata, una vera e propria missione istituzionale e non più un'ipocrita constatazione di difficoltà normative e di carenza di risorse. Della gravità della situazione ne raccontano i numeri. Le denunce di incidente mortale sul lavoro presentate all'INAIL entro il mese di aprile sono state 306, ben 26 in più rispetto alle 280 registrate nel primo quadrimestre del 2020. Al sud si passa in soli 4 mesi da 62 a 87 vittime. Tra gennaio ad aprile le denunce di infortuni in tutti i luoghi di lavoro sono state 171.870. Anche in Basilicata, ricordano i sindacati, è in pieno svolgimento la campagna di mobilitazione Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla situazione dei cantieri edili, dove si continua a registrare il più alto numero di incidenti mortali. Al centro della mobilitazione è la proposta di un patto per la salute e per la sicurezza sul lavoro, che deve inserirsi, concludono i sindacati lucani, all'interno e in coerenza di un quadro pluriennale determinato dalla strategia nazionale di prevenzione e protezione, assente da sempre nel nostro paese, ma richiesta insistentemente da anni.
Si celebra oggi la giornata per l'ambiente, prendersi cura del pianeta che viviamo e lasciarlo migliore di come lo abbiamo trovato è un dovere di tutti i cittadini e per chi ricopre ruoli di responsabilità politica la tutela dell'ambiente deve rappresentare un impegno quotidiano perché le decisioni assunte oggi andranno inevitabilmente a riflettersi sulle generazioni che verranno. Lo ha detto in una dichiarazione proprio in questa occasione il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è il ripristino degli ecosistemi danneggiati dall'uomo. In tutte le parti del mondo, inclusa la Basilicata, ha aggiunto Bardi, le attività umane hanno condizionato e continuano a farlo la vita dei territori. Per questo è importante che a tutti i livelli ciascuno faccia la propria parte per individuare il giusto compromesso tra sviluppo economico e salvaguardia dell'ambiente. Rimaniamo ancora su questo argomento, ascoltiamo insieme il messaggio del naturalista Francesco Petretti. Una giornata importante per ricordarsi che l'ambiente non è un lusso, non è un bene di pochi, ma è una necessità di tutti. E noi abbiamo riscoperto in questo periodo quanto sia importante avere un rapporto con la natura, con gli alberi, con i boschi, con gli animali, con tutto quello che ci circonda e che di bello ancora abbiamo. Il nostro territorio è favorito, ancora ricchissimo di opportunità, facciamo in modo che queste opportunità restino, recuperiamo i danni fatti nel passato, trasformiamo la conservazione della natura e dell'ambiente anche in una grande opportunità di lavoro, di crescita per tanti ragazzi, per tanti giovani. Il progetto Impianti Aperti 2021, anche il termovalorizzatore di Melfi aderisce all'iniziativa. Anche quest'anno apertura virtuale dei cancelli per il termovalorizzatore rende in ambiente di Melfi che aderisce all'iniziativa Impianti Aperti promossa da Fise Assoambiente in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. L'evento nuovamente organizzato online nel rispetto dei provvedimenti adottati per l'emergenza Covid-19 prevede visite agli impianti italiani di eccellenza nella gestione dei rifiuti con il chiaro obiettivo di informare sulle modalità del loro funzionamento nel rispetto di ambiente e territori. L'impianto, sito nell'area industriale di San Nicola di Melfi, aderisce quindi all'iniziativa Impianti Aperti con un nuovo video racconto sul processo industriale volto alla trasformazione in energia di rifiuti non recuperabili altrimenti destinati alla discarica. Il termovalorizzatore, rispetto ad un inceneritore, è in grado di ottenere ancora una risorsa preziosa da questi rifiuti non recuperabili, l'energia termica. Attraverso questa energia è possibile produrre vapore acqueo e di conseguenza produrre energia elettrica, un beneficio che permette di rendere completamente autonomo per questi due vettori energetici lo stabilimento e in più esportare l'energia elettrica eccedente. Lo stabilimento di Melfi esporta circa 20.000 megawattora all'anno, che è un'energia elettrica sufficiente per alimentare per ben 2 anni una città delle dimensioni della vicino Lavello. Con il video realizzato in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente dello scorso anno, Rendinambiente conquistò una menzione speciale al premio Pimby Green 2020 di Milano, promosso da Fise Assoambiente con il patrocinio dell'ANCI e giunto alla 3ª edizione. Basilicata Bike si conclude a Matera, il tour promosso dall'APT. Si conclude a Matera l'itinerario Basilicata Bike, evento di promozione organizzato dall'APT Basilicata e realizzato nell'ambito dell'European Green Week, promosso dalla Commissione europea. L'iniziativa nasce nell'ambito del progetto europeo Thematic Tourism, di cui l'APT è partner all'interno di una compagine internazionale che vede capofila l'Università degli Studi della Basilicata. L'itinerario cicloturistico Basilicata Bike è partito da Rotonda il 2 giugno e ha attraversato la Basilicata, realizzato in collaborazione con l'emittente televisiva Sport Italia. È un'iniziativa dal valore forte, una vera sintesi di visione e di azione per la promozione del turismo lucano in questa stagione 2021. Ed è una iniziativa che ha fatto scoprire, grazie al nostro testimone, ad Alessandro Ballan, Enrica Di Stefano, ciclista lucana, e Valentina Graziosi, quella che è la Basilicata da assaporare pedalando. E il cicloturismo è un settore su cui come agenzia di promozione territoriale stiamo investendo molto con il supporto della Regione Basilicata.
Che la prima cosa che mi ha colpito è stata l'assenza di traffico. Io che arrivo dal nord e sono abituato a sgomitare con le macchine, è tutto un altro pedalare senza macchine, senza traffico. Poi i paesaggi, che sono veramente molto vari, perché siamo passati da zone quasi desertiche a foreste, quindi è stato veramente bello in un periodo in cui c'è anche la fioritura delle ginestre, quindi i profumi per la strada, e poi l'accoglienza, perché tutti quanti in ogni paese dove ci siamo fermati hanno dimostrato affetto per questa nostra pedalata e per i ciclisti. Cosa hai scoperto di nuovo in questi 3 giorni in Basilicata? Beh, di nuovo ho scoperto la Basilicata, nel senso una parte della Basilicata che non conoscevo assolutamente. Mi sono davvero meravigliata dei bellissimi borghi che abbiamo attraversato e quindi è stato stupendo, proprio perché appunto da lucana non conoscevo tutto il territorio lucano, ne conoscevo solo una parte, quindi la Basilicata è davvero molto molto varia a livello di paesaggio, morfologia, quindi è veramente stata una scoperta interessante. Prendete in considerazione la Basilicata perché si possono fare veramente delle belle pedalate. E cambiamo argomento, torna su TRM Network Passi di Speranza. Bentrovati con Passi di Speranza, puntata numero 54 di sabato 5 giugno. Vediamo insieme il sommario degli argomenti. Finalmente l'unità si torna a riunirsi in presenza. Il 4 e 5 giugno a Roma è in programma l'Assemblea Nazionale dell'Associazione. Prepararsi a ripartire in pellegrinaggio? Ascolteremo la voce della compagnia aerea Albastar, che cura i voli aerei dei pellegrinaggi unitalsi. Si è concluso il mese mariano, maggio, che Papa Francesco ha voluto consacrare con una preghiera universale per invocare la fine della pandemia. In chiusura, come sempre, la simpatia di Oleandro e Cactus. E vi ricordiamo che oggi e domani è in programma la replica del concerto dell'orchestra del Conservatorio d'Uni organizzato nel chiostro di San Domenico della Prefettura di Matera in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica il 2 giugno scorso, trasmesso in diretta su TRM Network. Di seguito gli orari di messa in onda delle repliche su TRM, canale 111 del digitale terrestre della Basilicata, sabato 5 giugno alle ore 15 e domenica 6 giugno alle ore 21. Su TRM Art, canale 602 del digitale terrestre della Basilicata e 296 della Puglia, sempre oggi sabato 5 giugno alle ore 11:22 e domenica 6 giugno alle ore 18. Ed è tutto per questa edizione, come sempre vi ringraziamo per la cortese attenzione, vi lasciamo ora ad uno spazio di approfondimento dedicato alla Giornata Mondiale dell'Ambiente. Giornata Mondiale dell'Ambiente, 47esima edizione, un'occasione importante per riflettere sui temi collegati appunto al rispetto dell'ambiente e ovviamente ascoltando le testimonianze di chi ogni giorno si prodiga per rispettare l'ambiente, ma ovviamente anche le specie animali che popolano il nostro ambiente. Ci colleghiamo in tal senso, in questo caso, con il responsabile della comunicazione del WWF Italia, Antonio Barone, che saluto. Ciao Antonio, buongiorno e bentrovato. Ciao, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di TRM. Ecco, iniziamo subito ascoltando il tuo punto di vista. Perché è così importante questa giornata? Giornata dell'ambiente è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1972.
in coincidenza con l'avvio del programma per l'ambiente proprio delle Nazioni Unite. Ed è stato il primo momento di coscienza collettiva a livello internazionale di quanto fosse non solo importante proteggere l'ambiente, ma quanto proteggere l'ambiente riguardasse tutti i popoli del mondo. Tant'è che il primo slogan della prima ricorrenza, che fu nel 1974, fu proprio Only One Earth, solo una terra per tutti i popoli. E questa scelta delle Nazioni Unite testimonia come non solo la sensibilità, ma la necessità di intervenire per far sì che la nostra esistenza sul pianeta sia sostenibile viene da lontano, viene da un tempo che ormai sta in un secolo che è passato. Tra l'altro, quella che si celebra oggi è un'edizione molto importante della Giornata Mondiale dell'Ambiente, perché apre un decennio particolare che le Nazioni Unite hanno dedicato al ripristino dell'ecosistema, ossia alla ricostruzione di tutta quella natura che abbiamo perso negli anni del nostro sviluppo. E la particolarità è che si avviano 10 anni fondamentali, quelli che arriveranno al 2030, guarda caso la coincidenza con l'agenda mondiale per la sostenibilità dell'ONU, che ci porteranno a un cambio di identità molto, molto marcata rispetto a quello che accade proprio nel nostro rapporto con l'ambiente e con quello che ci ricorda e con quello che significa. Tra l'altro è ormai evidente che anche questo brutto momento che stiamo vivendo riguarda ha una connessione con la natura che ci circonda. Infatti è di ogni evidenza che la nostra salute dipende anche dalla salute della natura. Esatto, Antonio, volevo anche sottolineare come avete adeguato il vostro sito internet di riferimento con appunto dei banner proprio per richiamare questa giornata, ma non è solo questo quello che avete fatto, avete deciso di aprire le vostre oasi sia nella giornata di oggi e anche nella giornata di domani. Sì, diciamo che c'era tanta voglia di tornare in natura e lo si percepisce anche nelle persone che per tanti mesi sono state in casa e hanno bisogno anche di recuperare questo rapporto con la bellezza, con i benefici che la natura può dare alla nostra salute, ma anche alla nostra felicità, perché stare in natura significa anche essere felici. E proprio per questa ragione, con uno scatto di reni, abbiamo deciso di riaprire le nostre oasi e di riproporre anche in quest'anno la giornata delle oasi, che nella scorsa edizione era stata invece digitale, aprendo le porte delle 100 oasi del WWF. E il sistema delle oasi del WWF è praticamente il più grande sistema non statale di protezione della natura. Considerate che la superficie protetta dalle oasi del WWF, che sono in tutte le regioni d'Italia, arriva a 30.000 ettari, un'estensione significativa che molto spesso complessivamente raggiunge anche le dimensioni di alcuni parchi nazionali, e sono dei presidi non solo di tutela ma anche di ricostruzione, perché quello che le Nazioni Unite ci chiedono di fare nei prossimi anni nel nostro piccolo all'interno delle oasi del WWF lo si sta già rifacendo, intervenendo o sulla ricostruzione degli habitat, come ad esempio le zone umide, che sono i posti dove riescono a fermarsi gli uccelli migratori, oppure attraverso la salvaguardia di alcune specie che in molti casi erano scomparse e poi anche grazie all'intervento del WWF
sono tornate, come ad esempio la Londra, che sia nell'oasi di Persano sia nell'oasi di Policoro, che è sicuramente una vostra vecchia conoscenza, sono curate e sono rimesse poi in natura come deve essere. Animali preziosissimi sul territorio che abbiamo avuto modo di visitare sicuramente. Ecco, stiamo vedendo proprio l'oasi WWF, alcune immagini che si riferiscono all'oasi WWF di Policoro sulla costa ionica lucana, e abbiamo avuto modo di raccontare il lavoro prezioso che tanti operatori svolgono alacremente quotidianamente, anche con il supporto di tanti volontari, ovviamente aprendo poi questi luoghi, ed è questo un dato bellissimo, mi è capitato proprio nei giorni scorsi di essere lì presente con una scolaresca, perché è importante poi quello che viene fatto per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni. Assolutamente. Io dico sempre una cosa che secondo me è importante, e la natura ha un solo linguaggio per chiederci di proteggerci, di essere protetta, ed è la bellezza. Attraverso la bellezza ci rendiamo conto di quanto non solo sia fragile, ma di quanto sia importante quello che abbiamo e delle ragioni che devono spingerci a tutelarlo. Ecco perché proprio da questo punto di vista aprire le oasi alle famiglie, ai bambini, alle scuole, a tutti coloro che le vogliono visitare, significa mettere in connessione l'importanza della natura con un pezzettino di vita di tutti noi. E proprio per questa ragione immaginiamo che oggi e domani tante persone si recheranno nelle nostre oasi e scopriranno dei mondi che non sono fatti solo di conservazione di habitat o di vincoli, sono fatte anche di tanto impegno e di tanta passione, quella che c'è ad esempio nei CRAS, che sono i centri di recupero animali selvatici, che molto spesso sono all'interno delle oasi e che permettono, sono dei propri veri ospedali della biodiversità, degli ospedali degli animali, dove gli animali in difficoltà, gli animali selvatici che hanno subito incidenti o sono state vittime di bracconaggio, vengono curati e poi reimmessi in natura. E alcuni, ad esempio proprio sulla costa ionica, ma anche in Puglia, si occupano proprio del recupero anche delle tartarughe marine, che molto spesso sono vittime o di incidenti nautici o, ahi noi, della piaga principale dei mari, che è l'inquinamento da plastica. Pensate che molto spesso uno degli interventi più comuni che viene fatta per le tartarughe è quella di o operarle o aiutarle ad espellere la plastica che hanno in corpo. E all'interno di una tartaruga media si trova anche un barattolo di dimensioni molto grandi di frammenti plastici che impediscono, che porterebbero quell'animale alla morte se non fosse curato. Ecco, come dicevo, è importante curare la nostra biodiversità, è importante curare la nostra natura, è importante anche prendersene cura nel quotidiano, ed è importante che diventi determinante nello svolgersi dell'esistenza comune, dell'esistenza di tutti noi. Perché? Perché ci fa bene, ma anche perché è utile a tutto il nostro benessere, anche alla nostra ricchezza.